Bonjour ragazzi, mi sono letteralmente appena svegliata e credo si veda. Ah, voglio ringraziarvi innanzitutto per tutti i commenti bellissimi che mi avete lasciato sotto il video, avete capito quale? Non lo so, cioè so che mi state sempre vicino e so che mi volete bene, eccetera, però mi avete stupito, nel senso che in positivo, quindi... È stato davvero bello leggere i vostri commenti, non solo quelli pubblici ma anche tutti quelli privati che mi avete mandato. Ho veramente i follower migliori del mondo, cioè spero di meritarmi tutto questo affetto vostro, perché insomma vi devo tanto, quindi vi ringrazio tanto. E anche se i messaggi che mi mandate, gli abbracci che mi mandate sono ovviamente virtuali, sappiate che contano tantissimo per me, quanto una parola detta dal vivo o un abbraccio dato davvero, quindi... Solo questo, ecco, volevo tanto 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 dirvi grazie. Comunque, oggi in realtà giornata non molto speciale, niente di che. Allora, numero uno, ovviamente sono da sola adesso qua a casa e in realtà vi dico la verità, non vedo l'ora di tornare a casa mia e sistemare tutto quanto. Dovrò iniziare piano piano ad inscatolare tutte le mie cose, mi sa, che sarà una bella sfida. E comunque, qui c'è Gatto Denver. Signor Gatto Denver, scusi, mi faccia vedere com'è. Fai gne gne e poi non saluti. Sei tutto bianco? Sei tutto bianco? È un po' arancione? Ah, ok. Ah, ok. Oggi chiacchieriamo particolarmente. Certo. Gatto Denver. Avevo il crocchettino. Sì, sei bellissimo. Sì, sei bellissimo. Poi volevo farvi vedere. Guardate che meraviglia. È quella che non conosco, perché questa in realtà già la conoscevo e tra l'altro la sto finendo e non vedo l'ora di iniziare perché ha un profumo buonissimo. Questa invece è nuovissima e non l'avevo mai provata. In background c'è ancora Gatto Denver che continua a chiacchierare, ed è la Sky Cotton. Allora, è molto particolare il packaging, così tutto molto in questo cielo e queste nuvole rosate. E anche la candela in sé, vedete che è fatta con questi due colori azzurro e rosa, tipo sfumati, molto molto bella devo dire, e ha un profumo buonissimo. Come sapete, ognuna di queste candele gioiello, perché questa non è una candela profumata semplicissima, questa è una candela gioiello, ma se mi seguite da un po' lo sapete, perché lavoro con questo brand da tantissimo ormai e sono super appassionata di queste candele. Come sapete, qui all'interno di questa candela c'è un gioiello con cristalli Swarovski. Ogni candela appunto si può scegliere che tipo di gioiello vogliamo trovarci all'interno: un bracciale, collana, ci sono i pendenti, ci sono appunto gli orecchini, gli anelli, e poi ci sono anche le edizioni limitate. È molto curioso ogni volta accendere la candela ed arrivare al gioiello, perché ovviamente è il caso che sceglie che modello della collezione dei gioielli ci sarà dentro all'interno della candela, quindi è sempre molto figo aspettare di arrivare al gioiello e vedere di che cosa si tratta. Questa appunto è l'edizione speciale del mese di ottobre e all'interno mi sa che dovrebbe esserci non un paio di orecchini ma un ear cuff con appunto cristalli Swarovski di tre colori diversi, quindi non so che cosa riceverò all'interno. C'è oro, argento e rose gold. Tra l'altro le edizioni speciali escono ogni mese ma finiscono velocemente perché c'è sempre un numero limitato, quindi se vi piacciono queste edizioni speciali vi consiglio di non aspettare troppo perché poi sono sold out sul sito. Ah sì, c'è anche scritto edizione limitata. Comunque adesso l'accendo così mi profuma tutta la casa con questo buonissimo profumo che vi giuro non so descrivere, ma sa tipo di pulito, anche di autunnale secondo me. Se è possibile descrivere un profumo autunnale, secondo me questa ha un profumo molto autunnale. E l'accenderemo e poi voglio assolutamente vedere, anzi magari vi farò vedere più avanti che cosa, qual era l'ear cuff che ci ho trovato all'interno, perché se non sbaglio è la prima volta che propongono un ear cuff nelle My Julie Candle, quindi sono molto molto curiosa di vedere che cosa mi aspetta, quale
gioiello mi aspetta in questa candela. Mamma mia, buonissimo questo profumo. Ok, adesso bando alle ciance, mentre mi preparo accenderemo la candela, ascolteremo un po' di musica e poi vado da... mamma mia, io dovrei smetterla di filmare appena sveglia perché sono sempre veramente terribile. Comunque, oggi vado da Goran a fare i colpi di sole perché credo si veda un po' la ricrescita. Boh, sì, secondo me si vede un po'. Quindi vado appunto a fare i colpi di sole. Tra l'altro ho deciso oggi di non caricare un video perché dopo il video che ho caricato ieri, che insomma sapete qual è, voglio prendermi giusto una giornata di, non voglio dire di riposo, ma una giornata di pausa, quindi oggi non caricherò un video e lo caricherò però naturalmente domani. Quindi vado a prepararmi e noi ci vedremo tra un po'. Ok, sono pronta, mi sono truccata, i capelli sono un disastro ma me li farà Goran, il mio parrucchiere, e qualcuno mi dovrebbe spiegare perché io sono sempre e perennemente in ritardo, ho tutto il tempo del mondo e poi mi ricordo che devo fare migliaia di cose e alla fine sono in ritardo. Quindi ci siamo oggi. New baby, oggi indosso la mia nuova Dior, che avrete già visto nel video spacchettamento, video haul, eccetera. iPhone, oggi indosso il rossetto faux di MAC, che in realtà è quasi alla fine e dovrò andare a ricomprarlo perché amo, amo, amo questo colore. E... ah, ce la farò, sono in ritardo, ok. Ci siamo, metto via queste cosine e poi... vado a fare i colpi di sole, finalmente. Eccomi, sono in super lavoro, notare i miei capelli così. Cioè, oddio, questo ciuffo non l'avevo visto. Ok, vedete sia il davanti che il dietro. Praticamente ho fatto, vabbè, sempre i soliti, anzi stiamo facendo con Transemi, fa sempre lui. Perché non sono mai a fuoco? Ok. E stiamo facendo sempre i soliti colpi di sole, quindi li faccio super 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 sottili, sempre un po' sfumati alla radice perché non li voglio chiarissimi alla radice, e sempre sotto tono freddo, quindi questo è quello che faccio io di solito. E poi appunto, come vedete, con la stagnola. E ho quasi finito in realtà la posa e nel frattempo sto facendo anche le unghie, ragazzi, quindi tutto tutto beauty routine oggi. Ok, colpi di sole fatti, vabbè, ho ancora i capelli bagnati, ragazzi, ho anche tagliato un pochino, ma proprio poco poco poco, giusto per dare una cimatina e togliere le doppie punte. E nel frattempo ho anche il toast qua pronto, quindi direi che è proprio top. E ci vediamo tra un po', così vi faccio vedere il risultato finale. Tra l'altro sono super super felice per i colpi di sole perché, cioè, guardate, non si vedono nemmeno, tanto sono sottili e naturali. Happy. Ok ragazzi, questo è il risultato finale, colore bellissimo, sono troppo contenta per i colpi di sole, cioè super 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 naturali, quindi è bravissimo. Sono contenta perché ho tolto le punte, quelle brutte come vi dicevo prima, e a parte il brufolo, e sono molto contenta anche della piega che è naturale però un po' voluminosa come la volevo io. Super super happy, e tra l'altro ho fatto anche le unghie che sono sempre dello stesso colore, che è Bubble Bath. No, in realtà un periodo ho fatto il Passion della OPI, se mette a fuoco, forse, ok. Ho fatto per un periodo il Passion della OPI, che era un po' più nude, questo invece è un pochino più rosato ed è il, appunto, Bubble Bath. L'ho fatto un pochino troppo corto, quindi la prossima volta le lascerò un pochino più lunghe. Tornato a casa, adesso mi metterò al montaggio del video haul che ho filmato ieri, in cui vi faccio vedere la borsa Dior e l'anello di Cartier che a quest'ora già avrete visto. Sono davvero super super felice per i capelli, il colore e tutto quanto, e anche per le unghie, ma smetterò di dirlo visto che sto dicendo solo questo da tutto il video. Praticamente sono al computer. Ebbene sì, ho comprato la cover rosa anche per il mio nuovo MacBook, non potevo assolutamente non prenderne una rosa. E niente, adesso mi metterò al montaggio, veramente strano, difficile, barra strano, barra neanche tanto male, filmare da sola i vlog da single, anche se strano, molto strano dirlo, però è così, quindi è strano. E devo un po', datemi un po' di tempo per abituarmi a questi vlog da single, nel senso che devo
ritrovare il mio equilibrio nei vlog, se così dobbiamo dirla. Quindi non so quanto potrà essere lungo o quanto potrà essere sconclusionato questo vlog, quindi perdonatemi se è sconclusionato, ma già i miei vlog di norma sono sconclusionati, quindi figuratevi adesso. Però spero comunque che vi faccia piacere. Volevo oggi, siccome comunque sapevo che sarei stata fuori abbastanza durante la giornata e non sapevo se riuscirò a filmare un video qui oppure no, ho voluto portarvi un po' con me. Boh, non lo so, mi fate un po' di compagnia in questi vlog, quindi spero che vi piacciono. E niente, bando alle ciance, andiamo al montaggio. Alright, questa luce è giallissima. Comunque ho finito il montaggio del video, così è già pronto per domani. E adesso penso che andrò a struccarmi completamente, perché ci ho messo veramente tanto, quindi ormai è parecchio tardi. Vado a struccarmi completamente e mi metto un pigiama molto molto figo e molto comodo in realtà. La figaggine a casa non ce ne frega niente, e quindi un bel pigiama comodo e mi rilasso un po'. Ok, questo è tutto per il video di oggi. Scusatemi il rumore, ma è la ventola solita sopra al lavandino. Comunque, questo è quanto per oggi. Adesso vado a nanna. Tra l'altro, devo assolutamente rifare la cheratina, perché l'ho fatta a passato luglio, forse addirittura a giugno, e dopo i colpi di sole mi rendo veramente, nonostante io li abbia fatti solo alla radice, ma mi rendo conto che sarebbe meglio rifarla. Quindi niente, mia family, questo è quanto. Spero vi sia piaciuto comunque questo video, anche se, come dicevo prima, forse è un po' sconclusionato. Comunque vi mando un bacio grandissimo e noi ci vediamo domani con uno... No! Questo video lo vedrete venerdì, molto probabilmente, quindi noi ci vediamo lunedì con un nuovo video. Ecco, ok, ciao!